tutti, oggi parliamo di cinema e per l'occasione voglio consigliarvi un film che ho visto milioni di volte e che qua e là vi ho consigliato all'interno di video un po' più complessivi dove vi consiglio diversi film, ma che per il quale ci tenevo comunque a fare un video apposito, perché secondo me è un film che vale assolutamente la pena recuperare. È un film di cui ormai non si parla neanche più tanto. Se ne era parlato abbastanza all'epoca dell'uscita e poi pian piano, non dico che sia finito nel dimenticatoio, perché stiamo parlando comunque di un'opera di un regista di alto calibro, molto noto, però allo stesso tempo mi sembra che non se ne parli più tanto e quindi vorrei che questo video diventasse un po' un monito per una riscoperta e per un rewatch nel caso in cui l'abbiate visto o per una scoperta vera e propria per coloro che questo film invece non lo conoscono. È tra l'altro un film che io ho inserito nel video dedicato a quei film che hanno acceso in me la passione, l'amore per il cinema e che effettivamente per me è stato molto importante. L'ho visto da preadolescente ed è uno di quei film che ogni tot devo riguardarmi e siccome l'ho riguardato di recente e mi ha lasciato annichilito esattamente come la prima volta, ho pensato è arrivato il momento di dedicare un video a Elephant, un film statunitense del 2003 diretto da Gus Van Sant, grande regista del cinema indipendente americano. Elephant è un film che sin dalla sua uscita fu estremamente divisivo. Una parte della critica l'ha adorato, l'ha incensato, un'altra parte invece l'ha trovato un film o dimenticabile o pretenzioso o comunque non riuscito appieno. Dal mio punto di vista io lo ritengo probabilmente il miglior film di Gus Van Sant. Qua va a gusto personale naturalmente, però se c'è un periodo di carriera di questo regista che io adoro e che ritengo il suo migliore è esattamente quello a cavallo tra il 2000 e il 2005, quando aveva trovato questo stile estremamente minimale per raccontare delle storie che in qualche modo indagassero temi un po' torbidi a volte legati all'alienazione, alla depressione, ai lati più torbidi della psicologia umana e anche il tema della morte, ok? In una veste però estremamente pulita, estremamente minimale, ma allo stesso tempo delicata, empatica, veramente potente. Elephant è un film estremamente potente. È un film che all'epoca appunto della sua pubblicazione aveva avuto anche qualche controversia perché si tratta di un'opera ispirata a un fatto di sangue terrificante, uno dei punti più oscuri della recente storia statunitense, ovvero la sparatoria nella Columbine High School, la sparatoria scolastica più celebre nella storia statunitense e disgraziatamente non l'ultima. A questo ovviamente si può incatenare il discorso, il dibattito sempre acceso sulla presenza delle armi da fuoco nel territorio statunitense e di come sia facile ottenerle. Addirittura in questo film i due ragazzi che compiono questa strage riescono a comprarle tranquillamente su internet come si fa un acquisto su Shein, ok? Quindi diciamo che è un dibattito molto acceso e soprattutto lo spunto iniziale di questo film è estremamente forte, ma io trovo che la scelta narrativa e registica di Gus Van Sant nel trattare questa storia sia a mio parere straordinaria e anche nel caso in cui non vi piaccia, nel momento in cui vedrete questo film, non vi lascerà comunque indifferenti, cioè vi farà comunque dibattere, perché l'approccio intelligente con cui Gus Van Sant ha voluto raccontare questa storia è stata quella di non seguire assolutamente una linea, diciamo, biografica, documentaristica o comunque dettagliata di quello che è successo
in quel terrificante aprile del 1999, in questo liceo, non vuole avere un taglio da film Netflix o da documentario true crime, anzi, lui opta esattamente per una direzione antitetica, ovvero eliminare tutto quello che può essere di contorno, di approfondimento, per rimanere all'osso della questione, limitando anche in realtà l'attenzione sulla sparatoria effettiva in sé, che all'interno del film copre solamente gli ultimi 15 minuti. Il film è molto breve, dura 1 ora e un quarto, e gli ultimi 15 minuti sono completamente dedicati al fatto cruciale in sé. Ma quello che interessa a Gus Van Sant non è esattamente raccontare quel giorno, almeno a mio parere, è un pretesto per presentare altro. Il resto del film infatti è strutturato in modo, si dice in gergo, hyperlink cinema, no? Ovvero in modo corale, con tanti personaggi differenti che si intersecano tra loro durante una normale giornata scolastica che poi purtroppo finirà nel sangue. Per realizzare questo film, tra l'altro, Gus Van Sant, nonostante abbia fatto dei blockbuster in precedenza, decide di lavorare in modo molto istintivo e servendosi di attori non professionisti. Infatti tutti gli attori coinvolti all'interno del film sono dei ragazzi che portano tra l'altro i loro nomi veri, cioè i nomi che hanno i personaggi sono i nomi veri dei ragazzi coinvolti e sono dei veri studenti di questa scuola americana, non la Columbine, ma credo dove hanno girato il film vero e proprio. Ed è una scelta che, per quanto non tutti, si vede ogni tanto che gli attori coinvolti non siano dei professionisti, in realtà questa scelta mantiene quel profondissimo realismo che diventa straniante all'interno del film, perché da una parte è estremamente realistico e dall'altra invece mantiene comunque un taglio quasi metaforico, perché Gus Van Sant non vuole essere troppo realistico. È difficile da capire, ma nel momento in cui vedrete il film vi diventerà chiara questa cosa. Vuole mantenere un sottotesto, diciamo, molto ambiguo. Il film parte con questa presentazione dei personaggi che pian piano si intersecano tra di loro in modo molto, in realtà, detto in modo buono però, narcolettico. Non pensate a un film dove ci sono più storie parallele che si intrecciano, poi i punti diventano in comune, diventa una cosa complessa. I punti di raccordo ci sono, però sono molto sottili e delicati, e a volte le scene, le sequenze in cui i personaggi si rincontrano, ci sono molte sequenze che si ripetono più volte all'interno dei film, da punti di vista diversi, in realtà sono delle sequenze non madri, non sono delle sequenze cruciali, e questo rende il film molto più interessante, perché apparentemente per tutta la prima ora del film sembra un film dominato dai momenti morti, che ti presenta in un taglio molto realistico quello che può succedere in una mattinata qualunque, in un liceo americano qualunque, ma in realtà, nonostante questo, nel sottotesto noi percepiamo tantissime tematiche che Gus Van Sant affronta, in particolar modo il disagio giovanile, una certa critica a come è composta l'istituzione scolastica e alle dinamiche relazionali nel complesso scuola, che però ovviamente sono il riflesso della società americana in sé. Quindi è un discorso molto complesso che lui presenta attraverso però le azioni quotidiane degli studenti che racconta, risicando all'osso anche i dialoghi e presentando invece, facendo una celebrazione di questi momenti quotidiani che però paradossalmente raccontano tantissimo. Infatti i personaggi sono da una parte indistinguibili perché non sono approfonditi fino in fondo, sono abbastanza intercambiabili tra di loro, però è una scelta che percepisci come voluta. È molto freddo come film, non c'è mai un momento in cui i personaggi veramente si lasciano andare in modo estremamente, cioè che mostrano comunque una certa spensieratezza o a volte ci sono dei momenti in cui è apparentemente così, ma il clima che si respira è molto freddo, ok?
Ok, da una parte sono indistinguibili, ma dall'altra sono estremamente realistici. Quindi ti dà proprio questa sensazione di soffocamento all'interno del complesso scolastico, ma ti dà anche degli spiragli veramente di calarti completamente in quel luogo, in modo secondo me cristallino e vincente. Alcuni dei personaggi potrebbero rischiare di rappresentare uno stereotipo. Uno stereotipo perché rappresentano quelle tipologie di teenager classici che troviamo ad esempio nei film americani, nei teen drama, ok? Abbiamo ad esempio la ragazzina bruttina che viene bersagliata dalle compagne di classe appunto perché non avvenente e viene poverina bullizzata e poi abbiamo il bulletto, abbiamo il belloccio della scuola che sta ovviamente con la belloccia della scuola. Abbiamo le classiche Mean Girls che stanno lì a fare gossip, abbiamo quella ragazza socialmente impegnata che va a fare questi meeting sulla discussione dei diritti delle minoranze, abbiamo il ragazzetto alternativo, fighetto, che fa il fotografo e va nella camera oscura a sviluppare le foto, è un artistoide, ok? Quindi ti presenta comunque dei personaggi che apparentemente sono degli stereotipi, ma li svuota delle loro caratteristiche che li renderebbero stereotipi. Quindi te li presenta come persone che hanno quella simbologia e che fanno da traino a tanti argomenti che lanciano effettivamente i lati torbidi della società contemporanea americana in modo, secondo me, estremamente interessante. E questo avviene anche attraverso una regia pazzesca. Tra l'altro viene da dire, secondo me Gus Van Sant nel momento in cui gira Elephant e sviluppa questo stile estremamente dilatato, lui ha visto e adorato il cinema di Bellatar. Non so se è un omaggio questa cosa, però il modo in cui Gus Van Sant all'interno di questo film utilizza le follow shot, le inquadrature, i piano sequenza per seguire i personaggi mentre camminano, sembrano veramente prese da Satan Tango, cioè è lo stesso proprio modus operandi registico, però è molto interessante, all'interno di questo film funziona molto bene. In un film che dovrebbe essere crudo e violento, Gus Van Sant dà tantissima attenzione a delle sequenze in cui i ragazzi camminano e vengono ripresi di spalle e gioca abilmente con degli indizi che ti lasciano effettivamente un attimo spiazzato. Ad esempio, noi seguiamo questi personaggi che camminano lungo i corridoi in modo estremamente ipnotico, tra l'altro, e spiazzante, perché tu ti aspetti che succeda qualcosa e l'intero film si costruisce con questa suspense, che è proprio la suspense classica hitchcockiana, tra l'altro, perché noi sappiamo di cosa parla il film, sappiamo che scoppierà un casino e naturalmente nel frattempo noi seguiamo parallelamente la vicenda dei due esecutori, della sparatoria e la loro dinamica relazionale controversa, se vogliamo, ma dall'altra parte, vedendo queste sequenze infinite di ragazzi che camminano per i corridoi e vanno a fare le loro attività quotidiane, non li vediamo di spalle, ci dà l'impressione che da un momento all'altro debba partire un proiettile, perché noi sappiamo quello che sta per succedere e loro non lo sanno. Quindi, in questo gioco registico, dove il titolo del film, tra l'altro, è Crociare, l'elefante che è sia l'elefante della stanza, ma è anche un omaggio a un cortometraggio di Alan Clarke, Elephant, che gioca sullo stesso principio dell'attesa di qualcosa che sta per succedere a dei personaggi che ci danno le spalle. Quindi quello è chiarissimo. E tra l'altro era dichiarato da Gus Van Sant che l'ispirazione veniva da quello. Noi abbiamo costantemente questa sensazione di angoscia, che funziona benissimo, però è incarnata e è un'angoscia nostra che i personaggi non condividono, ok? Perché loro stanno vivendo normalmente la loro esistenza quotidiana. Ci sono anche delle scelte
che sono perfette in questo senso, molto sottili. Ad esempio il belloccio della scuola che viene ripreso di spalle e casualmente indossa una felpa con una croce bianca su sfondo rosso, che dà l'idea proprio da una parte di simbolo di morte e dall'altra parte di mirino. Sono cose che noti e che il regista ti fa notare in modo molto preciso e interessante, senza contare il fatto che non offre, è un film che non offre assolutamente delle spiegazioni su moventi o da un approfondimento psicologico reale, ma non è un difetto, perché noi percepiamo tramite piccoli indizi quello che può spingere, quello che potrebbe aver spinto i due ragazzi a negare nella follia e a fare quello che hanno fatto. Ok, ci offre costantemente dei punti di riflessione senza spiegazione, ci lascia completamente lì annebbiati da quello che stiamo vedendo, ma ci dà delle coordinate per poter gestire la cosa e farci la nostra idea. Ed è molto interessante, soprattutto perché quello che emerge all'interno del film, soprattutto nel background della relazione di Eric e Alex, che all'interno del film sono i due esecutori, è quello di un'amicizia malsana, ovviamente, che assume delle sfumature nella finzione cinematografica queer e che lanciano diverse riflessioni a riguardo, ovviamente sul tema del bullismo, della prevaricazione scolastica, dell'alienazione giovanile, ma anche della scarsa efficacia dell'istituzione scolastica americana, dell'educazione effettivamente, sia scolastica che familiare. Sono dei temi che il regista suggerisce, ci mostra in modo, secondo me, estremamente elegante e potentissimo. Questo film ha a livello registico tantissime cose che è interessante notare. C'è una sequenza in particolar modo che è presentata tre volte all'interno del film, perché i tre personaggi in scena sono presenti, e quindi noi seguiamo per tre volte diverse all'interno del film la stessa sequenza dai tre punti di vista diversi, che però, attenzione, non sono delle soggettive, ma sono dei follow shot, quindi il personaggio che seguiamo ci mostra sempre le spalle. È una sequenza che è molto interessante perché allora vi dico cosa succede. A livello registico, a livello narrativo, non è una scena chiave, è una scena che assume un contorno chiave nel momento in cui capiamo a livello cronologico dove andrà a parare, però cerco di spiegarmi al meglio. Allora, la sequenza è girata in un corridoio e ci sono due ragazzi. Uno è uno dei protagonisti principali, che è John, che è il primo ad accorgersi che qualcosa di brutto sta per succedere e cerca di fermare la situazione. L'altro, quindi lui è così, l'altro arriva per così, ed è l'amico Eli, che è il fotografo, l'artistoide, e gli dice: John, posso farti una foto? E l'altro si mette in posa, gli fa una foto. In quello stesso istante arriva, corre veloce, quasi come se non volesse essere fermata, Michelle, che appunto è la ragazza bullizzata. Ok, questa è la sequenza che viene mostrata tre volte. John e Eli vengono raccontati poi, quando si separano, nella stessa modalità registica, quindi seguiamo John a figura intera e Eli a figura intera, che continuano a fare le loro robe, no? E camminano e vanno a fare altro. Michelle invece, quando viene arriva al suo punto di vista, è bellissima la scelta registica, secondo me, perché anziché darle uno spazio esattamente identico a quello degli altri personaggi, Gus Van Sant decide di starle addosso e quindi ce la riprende a mezzo busto, con la testa tagliata, tra l'altro, quindi nell'inquadratura la testa non è presente in toto, le rimane addosso, lei corre e il regista le sta addosso con questa steadicam, che non è camera a mano, è comunque fluida, però le sta addosso, ed è un punto di vista che all'interno del film non era presentato. È bellissima quella scelta perché noi capiamo l'angoscia personale di Michelle dopo aver subito l'ennesimo atto di prevaricazione, la senti che è a disagio, senti che lei dentro sta per scoppiare in un certo senso, quindi è la sua percezione del fatto che tutti le stanno addosso, che lei vorrebbe solo scappare e tutti invece si dirigono contro di
di lei, e ce lo fa capire con un'inquadratura questa cosa. Secondo me questo film a livello sembra essere minimale, non raccontare nulla, ma in realtà è potentissimo. È potentissimo perché ci racconta veramente tantissimo dell'essere adolescenti in un contesto del genere. Disturbante in alcuni punti, soprattutto sul finale. Il finale, tra l'altro, lascia spiazzati completamente. Qua ci vedo una citazione, senza dirvi cosa succede, è una citazione chiarissima a Arancia Meccanica, Singing in the Rain, chiaro, come lei, tra l'altro il protagonista si chiama Alex, come Arancia Meccanica, questo nonostante non fosse che io ricordi il nome vero dell'esecutore, mi sembra che si chiamasse Dylan, del criminale, cioè non si chiamava Alex di sicuro, quindi gioca con quell'omaggio lì, e fa questo riferimento che poi all'interno della sequenza in cui compare è estremamente lampante e allo stesso tempo disturbante, però è una chiusura perfetta, veramente forte, veramente potente, è un film che non lascia indifferenti e che io vi straconsiglio di vedere perché è un gioiellino. Ma fatemi sapere voi, allora, ve l'ho presentato forse in modo molto confuso, ma io lo trovo veramente un film fantastico, di cui secondo me si parla veramente poco e secondo me in molti casi è poco capito. Fatemi sapere se avete visto anche voi Elephant, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, che ne pensate. Io intanto vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao, e se non si è capito ve lo straconsiglio. Ciao ciao.